Sì, vabbè, ma lo sapevamo, insomma, sicuramente una delle squadre più che gioca meglio nel nostro girone, quindi sapevamo che partita andavamo a affrontare, l'abbiamo preparata bene durante la settimana e penso che i risultati alla fine si siano visti, anche se il secondo tempo eravamo in superiorità numerica, quindi potevamo fare qualcosina in più, però alla fine secondo me è andata bene, dai. Che può soddisfare o la vedete come un'occasione persa per aver giocato Ma meglio? occasione persa no, perché come ho detto, questa è una parte che loro erano in 10, però il primo tempo penso 11 contro 11, alla fine abbiamo fatto comunque la partita. Quindi secondo me non è un'occasione persa, però sicuramente i 3 punti adesso andavamo primi, visto che ha pareggiato il Cosenza, quindi ci dispiace soprattutto per noi e per i tifosi. Sì, secondo me è più una cosa psicologica. Noi sapevamo che già stavamo facendo bene 11 contro 11, è stato espulso Rinaldi, secondo me siamo un pochettino calati, però dopo ci siamo ripresi subito. Poi ci sono stati gli ingressi di Petrella e Casolla che ci hanno dato anche una marcia in più, secondo me, perché entrando freschi, loro in uno in meno, abbiamo giocato soprattutto su di loro. In ripartenza abbiamo avuto le nostre ottime occasioni. Ci sapete dire qualcosa sull'espulsione? Avete visto qualcosa tra Rinaldi e Sassano forse? No, personalmente no. Io ho visto solo Sassano che si toccava sul volto, quindi penso abbia Diego, messo il botto. tornavi titolare, come è andata? ma io rientravo dopo un mese che sono stato fermo, ho avuto un problemino al ginocchio. Domenica penso di essere stato fuori per scelta tecnica. Però oggi sono rientrato ed ero contento di questo, ho cercato di dare il massimo e anche se alla fine un po' l'ho sentito sulle gambe, insomma che sono stato un po' fermo, un mesetto fermo, ora cerco di riallenarmi come prima, al massimo, senza questo problema al ginocchio e dopo piano piano spero di riacquistare la forma al top, insomma. Sei d'accordo con Luca che non è un'occasione persa, è un punto guadagnato questo. Ma io penso che noi bisogna guardare quello che abbiamo fatto oggi noi in campo e comunque abbiamo giocato contro un'ottima squadra e gli abbiamo messo del filo da torcere e comunque alla fine bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e a questo punto ci può stare. Va bene, molto bene. Come? Sì, poi è il mister che decide e chiunque gioca per portare a casa i 3 punti. Senti, sul loro centrocampo che ci dici? Molto tecnico, Cruciani Ma e Cruciani era anche un bel torello, era piccolino ma diciamo che era uno che pressava. E Correa invece era un po' più statico però grande tecnica e visione di gioco si vedeva. No, io mi alleno sempre con la rabbia giusta perché comunque in particolar modo domenica scorsa sono andato in tribuna e diciamo che è stata una mezza sconfitta per me, però questa settimana ho avuto, diciamo, la mia rivincita.